Ciao a tutti, oggi è lunedì 16 luglio 2018, sono qui dietro al Green a Spinetta Marengo, sono col professor Manzini. Ciao professore, dimmi. Allora, vabbè, è un proseguo del filmato precedente. Adesso abbiamo incontrato un signore, uno spinettese, che... Buongiorno. Al quale abbiamo chiesto che cosa ha visto dei cambiamenti in questo anno e mezzo in cui noi siamo venuti. Siamo peggiorati. Sarà la popolazione che è peggiorata, sarà... non lo so. Fate un po' un giro anche vicino ai cassonetti del mondo. Sì. La gente non è più capace di mettere anche quello. L'immondizia. Però dare sempre la colpa al cattivo comportamento. Sì, c'è una quota anche di. Però anche la mancanza proprio di metodo e di continuità da parte di chi deve comunque fare le cose. Io vedo una cosa. Al giovedì mattina passa il tipo con la motoscopa. Sì. Perché è la macchina che scopa, per a volte non fa neanche andare l'acqua, quello non fa altro che sporcare i marciapiedi. Che cosa serve? Ma bisogna essere idioti a mandare in giro uno così, dico la verità, bisogna essere idioti. Bisogna controllare. Sono soldi buttati via che non serve a niente. Forse io pulisco il marciapiede e passo lì con il motoscopo e me lo sporco, pulisci dove passare le macchine, sì. Che è pulito. Probabilmente fanno incazzare, manca anche il controllo. Ed è quello che noi sosteniamo da tempo, cioè la mancanza di controllo, perché le cose a volte si impostano, no? Magari si dà anche l'ordine di servizio alla squadra e poi chi esegue lo fa in parte. Anche quello potrebbe anche una spiegazione. Essere però uno quando fa un lavoro vai a domandarsi, ma perché fai quel lavoro? Cioè non serve a niente. Sì, sì, sì. Sono soldi buttati via. Ma anche per esempio in una dove tutto è rimasto, diciamo, alla base di quello che doveva essere, perché qui doveva essere un manto da spazio. Comunque quello che fai è anche un po' di pulizia. E sono invece di scartarci, cicche e tutta questa batteria che la gente è capace di lasciare. È la solita, perlomeno avremo il posto pulito. È la solita teoria. Poi sei incompleto, paziente, però almeno è pulito, no? Sì, perché sporcizia, degrado. Sì. Noi l'abbiamo sempre sostenuto. E se lei volesse fare delle proposte migliorative su una situazione che mi sembra abbastanza degradata, come in tutta Spinetta, ma in particolare in questa, noi ci siamo focalizzati in questa zona. Proposte migliorative. Sicuramente vicino ai bisogni delle immondizie ci va più cura da parte degli abitanti. Un passaggio più passaggi, comunque anche educazione della popolazione, perché se c'è la differenziata bisogna anche imparare un po' a fare. Quindi anche un po' di vigilanza. Se nel bidone dell'organico ci vedo il sacchetto dell'immondizia comune, cioè, allora siamo noi che siamo proprio. Gli ispettori ambientali ci vogliono le telecamere. Qualcosa ci va e telecamere che si prenda cura di queste cose qua, cioè. O no? Anche perché poi ci bacchettano. Noi l'abbiamo sempre sostenuto. Va bene, cosa dici? Salutiamo il nostro amico che è stato qui. Adesso ci ha segnalato che dietro quel muretto, quel muretto lì vicino, confinante, è pieno di spazzatura. Possiamo anche andare piano piano con la telecamera. Arrivederci. Ok, salve. Va bene, arrivederci. Buongiorno. Proseguiamo in questo piazzale deserto. E noi, sentinelle del territorio... Le sentinelle sono statiche. Va bene. Che nessuno lo vuole capire. La sentinella è piazzata ronde, lì. Ronde. Ronde già va meglio. Perché la sentinella che gli dici, guardami quel bidone della spazzatura, quello lì sta lì fermo,
e guarda il bidone della spazzatura che non va da lì. Dinamico della sentinella, dinamico. La sentinella assolutamente non è dinamica. Non l'avranno portate via. Plastiche. Ma qui sono venuti proprio a posto. Qui sembra il rovesciamento di un bidone di raccolta di plastica. Qualcuno ha rovesciato perché mi sembrano tutte vaschette di plastica. Tutto, è tutta plastica. Qualcuno si è presa la briga, esatto, di venire, perché sono vaschette di plastica, fogli di plastica, come anche di plastica. Due anni fa che ho segnalato che proprio nella strada dietro a questo Greenville c'erano tutti i vasi di plastica buttati, sì, ma erano che poi dopo, tipo quelli, sì, esatto, che poi dopo sono stati tolti. Comunque questa è la situazione, è un altro schifo, sì. Perché poi cosa succederà? L'erba coprirà questo, esatto, che non si vede più. Schifo, rimarranno qui per 1000 anni e rovineranno perennemente tutto quello che ci cresce sopra, ci cresce sotto e si trova in profondità. Ecco, questo è il discorso. Va bene. E anche lì, guarda, quei due bidoni, quei due sacchi buttati, cosa saranno? Andiamo a vedere. L'ispettore ambientale può aprire e vedere e magari trovare anche l'autore di questo misfatto. Qui che non puoi neanche passare sotto le piante perché non vengono potate. Da anni, ecco, guardate, non sono mai state potate. A che livello abbiamo i rami? Sì, qua sono tigli, Sì, ma vanno puliti. Vedi qui, lasciano, guarda qua. Sono spalci, sono da giardini, anche qua, che montagna, che montagna. Guarda qua che roba. Per carità, questa... Qua che la via deve venire col ragno, Sì, questa è cosa... non è plastica, per carità, alla lunga questa diventa compost, però è sempre uno schifo. Perché non che non porti mai i guanti tu? Ce li ho in macchina i guanti, se volete. Teneteli in macchina perché in macchina servono. Io ce li ho in macchina, due o tre paio. Finché si tengono in macchina. Vabbè, prossima volta. Andiamo a vedere dietro questo muretto. Resti di potature. Ormai la gente prende e butta qui, Sì, è diventata una discarica legalizzata, cosa devo dire? Un panorama. Dato che questa roba qua va portata tutta in centrale a Magambiente. Sì, ma dovrebbero anche costituire anche localmente dei posti di raccolta, no? O esatto, no? A Spinetto potrebbe andare bene. Delle come si dice, i cassoni, quelli là verdi. Benne. Quelli verdi grandi. No, non benne, come si chiamano? Qui cosa hanno fatto? Una cagata? Siamo gli specialisti. Probabilmente questo parcheggio non è illuminato e allora alla sera si può benissimo cagare. Va bene, ok, io chiudo. Con questa visione di un pannello. Ok, va bene. Allora, ciao professore, vediamo. Ciao a tutti e con il mio più grande sconforto vi saluto e al prossimo video. Mi raccomando, i guanti sempre in macchina, perché è lì che servono. A questo punto cerchiamo di far venire una benna per fare togliere tutta sta roba qua. Eh sì.
è il caso. Questo qui è il parcheggio e dietro al muretto qua c'è tutta sta roba. Va bene, ok. Ciao a tutti.